sono piante molto vecchie, anche queste di 25 anni circa. Vediamo come sono costruite negli anni. Qua c'è una branca dove sono molto evidenti tutti i tagli fatti anno dopo anno e sono prevalentemente concentrati sulla parte di sopra, mentre qua sotto non ci sono in realtà tagli. Questa branca quindi ha girato qua su, sotto non ha tagli, qua ha avuto un tratto verticale e tagli ce n'è uno di qua e uno di qua, quindi qui iniziano a comparire tagli su diversi lati, ma prevalentemente i tagli sono tutti qua sopra. Quindi tutti i vasi che stanno su questo lato rimangono integri e la pianta viene su abbastanza robusta e di modo uniforme. Vedete che questa branca è uniforme per il suo diametro, quindi sta crescendo regolarmente senza allungamenti. Naturalmente adesso la vigna è vecchia e quindi il produttore cerca di farle produrre il più possibile a queste piante e in realtà fa qualche errore, perché nel cercare più produzione fa fare alla pianta un lavoro che lei in realtà non riesce più tanto a fare. Ovviamente il produttore le piante non ce le ha per sport, ce le ha per fare reddito e quindi cerca di spremerle il più possibile, però vedete che le piante non sono molto rispondenti. Qua l'anno scorso forse gli mancava il capovolto, ha fatto questo spezzone lungo, 1, 2, 3, 4 gemme, ha detto magari avrò 4 tralci, ha pensato. In realtà vedete la debolezza della pianta, c'è questo pezzo con 4-5 gemme, c'è quest'altro sperone qua dietro, non è riuscita a fare in realtà niente, quindi forse qua questa branca era in grado di alimentare al massimo uno sperone, quindi due tralci. Questo qua così lungo, la pianta non ha più tanta vigoria, ha tirato fuori questi due in alto e queste gemme di sotto non riesce a tirarle fuori, quindi adesso io questo qua devo per forza eliminarlo, non posso certo andare a costruire speroni qua sopra, che non serve a niente, no? Su questo braccio che non si può neanche vedere. Quindi qua devo fare questo taglio, devo lavorare su questi due. Però, vista appunto già la lettura della pianta che mi sta dicendo che non ce la fa a fare granché, io qua devo eliminare tutto e lasciare uno sperone molto corto. La mia idea è che preferisco avere due germogli e quindi avere 4 grappoli, e quelli sono sicuri perché verranno messi su, qui due tracce ce la fa a farli bene. 4 te li fa tutti e 4 molto sottili, ma 2 me li fa belli. Quindi preferisco avere 2 tralci belli e 4 grappoli un po' più sicuri e una pianta anche un po' più integra. Andiamo a vedere l'altra parte dell'altra branca, anche qua c'è qualche taglio qua sopra, 1, 2, 3, si intravedono ancora in 4 qui in mezzo alla corteccia, su questo lato, sotto invece non ci sono tagli, quindi tagli concentrati sopra. La branca cresce su regolare, cresce uniforme. Adesso ho lasciato questo sperone l'anno scorso, questo è secco, dovrei andare a cercarmi la potatura quindi su questo sperone e su quel pezzo di capovolto. La potatura potrebbe essere qui posso fare diverse scelte, in realtà ovviamente su piante così vecchie la potatura bisogna un po' anche inventarla e adattarsi a come si presenta la pianta. Quindi le soluzioni che si possono intravedere sono: uno, questo è uno sperone e questo qua è un capovolto. E qua taglio, questa è la prima possibilità. Posso anche inventarmi una cosa di questo tipo, non so se è gradita al proprietario, può anche essere che su piante molto vecchie ad un certo punto rinunci anche ai capovolti, che richiedono comunque molta vigoria, e puntare di più alla costituzione di una sorta di cordone speronato, no? Quindi lascio 2 gemme qua, 4, 6, 8 gemme, 10 gemme, però messe su degli speroni. Questa è un'alternativa, quindi su piante molto vecchie può valere la pena anche di fare queste valutazioni e queste modifiche che qualche volta si fanno. Quindi questa è una soluzione, qui con gli speroni, sperone anche questo, oppure sperone e capovolto. Quale ti piace di più? Sperone e capovolto. Il classico. Perché il produttore va sul classico. I produttori, i viticoltori hanno una paura, anche giustificata, perché gli speroni vengono sempre un po' visti come
una riduzione del numero di gemme, quindi 2, 4, 6, 8, 10 gemme. Dice no, meglio fare il capovolto, non si sa mai che vado ad incocciare in un'annata in cui mi arriva la maestralata forte che fa molto danno, la gelata eccetera, meglio avere più germogli. Quindi sia un danno del 50%, un conto avere un danno del 50% su 10 germogli, un conto averlo su 20 germogli. E quindi mi lascio un po' di riserva. Questa cosa da un lato ha chiaramente il suo fondamento per le paure giustamente che uno può avere, ma dall'altro deve va un po' a cozzare in qualche caso con le caratteristiche della pianta. Perché è anche vero che se io ti lascio il cornetto qua e faccio questo qua a sperone, non so se ho più gemme o se la pianta riesce a vegetare tutto. Qui vedo tanti capovolti, se vai a guardare sopra questi capovolti molto lunghi che lasci, in realtà ti tira fuori 3 o 4 germogli, mica tanti, proviamo a contarli. Quindi se io questo te lo faccio a capovolto così e ci sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una decina di gemme anche qua, quindi le stesse che ti sto lasciando con gli speroni. Però se tu vai a vedere in giro qua, su questi capovolti, siccome appunto la pianta è vecchia e non è molto vigorosa, su questi capovolti non è che me le tira fuori tutte e 10, me ne tira fuori qualcuna, soprattutto queste qua, la base, l'ultima, poi in mezzo ti fa il buco. Proviamo a guardarle, a contarle. Quindi forse, mentre invece le 10 gemme lasciate da speroni, forse spingono anche di più, sai? Secondo me spingono di più. Non c'è. Però si invecchia prima la pianta. Ecco qua, si invecchia la pianta. L'invecchiamento, che cosa vuol dire l'invecchiamento della pianta? Cosa vuol dire che invecchia? Siamo già con piante vecchie, sono piante di 25 anni già, sì. Con tanti disseccamenti. L'invecchiamento che cos'è? L'invecchiamento è la produzione di molte parti secche sulla pianta. Questo intendi per invecchiare? Si seccano, tante parti che si seccano e devo poi rifarla. Sì. Ma il disseccamento e tornare indietro, ma il disseccamento o invecchiamento, usiamoli come sinonimi, quindi è dovuto alla gestione complessiva della che fai della pianta, cioè a quanti tagli fai, a quanto sono grandi, a quanto l'hai forzata. Per me invecchia di più quando lasci dei lunghi capovolti che poi vegetano male, o dei cornetti che poi vegetano male e ti trovi a indebolire la pianta. Quello fa invecchiare la pianta. Lasciare poche parti robuste non la fa invecchiare. Io ti lascio questi speroni, l'anno prossimo continuo a portare su questi speroni, guarda che taglio ho fatto tagli di un anno sempre, no? Ho solo abbassato gli speroni. Questi sono piccoli tagli di un anno fatti qua in alto. Qua non ho più tagliato niente, mentre invece avrei tagliato qua per fare il capovolto. Quindi col cordone speronato fai forse più tagli, ma tutti tagli di un anno, molto piccoli. Quindi se faccio meno tagli, la pianta la invecchio di meno, perché la secco di meno. Il prossimo anno però fai un taglio più grosso di quell'altro. No, il prossimo anno io taglio sugli speroni, non taglio più niente. L'anno prossimo ti metto uno sperone qua e uno sperone qua e un altro qua. Te la sto facendo a speroni, quindi. Per lasciarla. Quindi ho fatto una pianta, guarda, che ha su questa branca 2 gemme, qua 4, 6, lasciamo stare questo pezzettino che è mezzo secco, 8 e 10 gemme. 10 gemme sono 10 tralci, teoricamente 20 grappoli, ma non saranno 20, saranno di meno, ma ho 10 tralci, 10 tralci che sono quasi tutti, partiranno quasi tutti dalla parte più robusta della pianta, e partono tutti uniformi. Se andiamo a vedere bene i capovolti, vedrai che sui capovolti non trovi molte gemme. Andiamo a vederli. Guarda qua, questo è un capovolto, aveva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gemme. Quante ne ha tirato fuori? 1, 2 e 3. Questo qui era un altro capovolto, aveva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 gemme. Ne ha tirate fuori 1, 2, 3, 4 e 5. 5 sono due cornetti. Andiamo a vedere ancora. Questo è andato un po' meglio, un po' più vigorosa sta pianta. Questo capovolto aveva 1, 2, 3, 4, 5, qui anche lo speroncino, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buone ne hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te ne sono uscite 6. Quindi sono tutte un po' così. Ma oltre a essere poche sono anche molto deboli, perché adesso qui stiamo contando i tracci che sono venuti fuori, quindi dice 1, 2, 3, 4, 5, ma questo non è che aveva uva, questo è debolissimo.
se escludo quelli poi veramente quelli troppo deboli e considero quelli veramente robusti, nel conto buono 1, 2, 3, è su tutto questo capovolto. Quindi in realtà tu hai sempre 3 o 4 tralci buoni, che è l'equivalente di 2 cornetti, 3 cornetti, non di più. Per cui c'è la maestralata qui lavorava su 5 germogli, gli stessi che lavora su 5, su 3 cornetti, su 2 cornetti. Guarda questo capovolto, è una pianta, chiaramente sono piante vecchie, non hanno grande vigoria, uno sperone troppo lungo, poi qua ne è partita, allora leggiamo in tutto erano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gemme. Quanti tracce ti ha dato? 1, 2 e 3, molto buoni, questo non lo consideriamo, questo direi non considerarlo, 4, 5, 5, 5 tracce hai, 5 tracce sono appunto 2-3 cornetti, 2-3 cornetti, quindi non ti devi preoccupare di fare cornetti su una pianta, di fare speroni, specialmente su una pianta ormai anche molto vecchia dove magari la vuoi un po' rimaneggiare nel tempo, un po' ti trovi a doverle modificare un pochino. Così come impostare un vigneto nuovo su degli speroni, soprattutto se stiamo parlando di uve rosse, di produzione contenute, di fare 2 kg a pianta, è una soluzione che va benissimo. Mettere piante a 80 cm, 90 cm, avere 4 cornetti, comunque tracce, 80 roba, comunque senza i capovolti, quindi solo gli speroni, con l'obiettivo di fare... Potare alla sarda così. Esatto, potare alla sarda, cioè potare ad alberello. Faccio un alberello, semplicemente me lo metto sulla... Invece di averlo largo, ce l'hai qua sulla fila. Esatto. Quindi infittisco un po' l'impianto. Infittire l'impianto vuol dire che la parte radicale ha meno spazio per crescere. Quindi se riduci la parte radicale, riduci anche la chioma. E quindi contiene la produzione. Piante molto vigorose, magari eviterai anche di concimarle per non stimolare troppo l'attività vegetativa. E quindi hai un impianto che ha 4500 piante per ettaro, quando tu fai 1,5-2 kg a pianta, basta, hai già fatto i tuoi 80 quintali che sono quelli che la cantina ti paga al massimo, no? Non c'è bisogno di andare a cercare chissà quali capovolti o quali produzioni, che poi tra l'altro se tu fai grandi capovolti e poi devi fare anche molte più potatura verde, perché devi diradare i germogli, poi se hai troppa uva devi diradare l'uva, tutti i costi in più che... Se la pianta è già ben diradata in partenza, fai meno potatura verde, meno grappoli da diradare, è più facile fare i trattamenti, è più difficile che ti partano botriti o marciumi perché hai meno uva, l'uva è più staccata, è più facile da trattare.